Amici del grande calcio, bentornati su Senza Gir di Parole. Io sono Biazaku. E in questo video parliamo di Cremonese Inter 1 a 2. Allora, io partirei dicendo che comunque potrebbe sembrare una vittoria scontata. Comunque si tratta della seconda contro l'ultima in classifica. Però, per come si era messa, diciamo che l'Inter almeno è riuscita a vincere da squadra grande. Cioè, la partita inizia con un super gol di Okereke, che quelle sono giocate che riescono perché c'è il coraggio di farle, perché hai le qualità di farle, però c'è anche tanta fortuna, perché una traiettoria del genere è letteralmente impensabile. Cioè, Okereke se ci prova altre 19.000 volte, forse ci riesce altre 2-3 volte a segnare così. Però, oh, brava la Cremonese, che comunque tramite Okereke è riuscito a sbloccare il risultato 1-0, e lì inizia la salita. Cioè, sappiamo tutti che una partita apparentemente facile sulla carta poi si può complicare in un istante quando capitano episodi del genere. Quindi io sono sicuro che sia la squadra, anche i tifosi interisti, quando hanno visto segnare Okereke, hanno detto: "Ah, vedete che questi ce lo mettono in quel posto?" Invece l'Inter comunque si è ritrovata ad affrontare una squadra messa bene in campo, che ogni volta che la si vede giocare quasi viene il dubbio: ma questa squadra è ultima? Sì, è ultima, perché la Cremonese va a fare delle partite dove in alcuni momenti si trovano a memoria, sembra una squadra bella, cioè, preparata bene tatticamente, tecnicamente, con dei giocatori niente male, con un Carnesecchi in porta che è devastante. Però poi c'ha questi momenti di blackout e di fragilità che vanno poi a giustificare quei 9 punti, quegli 8 punti in campionato, che effettivamente sono pochissimi, considerando alcune prestazioni che è riuscita a fare la Cremonese quest'anno. L'Inter invece, tramite Lautaro, che piano piano sta ritrovando la sua forma migliore, fa doppietta. Il primo gol nasce su una ribattuta. Uno potrebbe dire: vabbè, fortunato Lautaro a trovarsi lì. Nì, perché comunque l'attaccante deve avere anche questi colpi, l'istinto. La fortuna dell'attaccante è comunque devi avere la reattività e la prontezza giusta per segnare su una ribattuta del portiere. Quindi si fa trovare pronto, 1-1, la partita non si indirizza subito, non si aggiusta subito, come magari si poteva immaginare dopo l'1-1. Ma il 2-1 dell'Inter arriverà solo nel secondo tempo, con una bella giocata di Mkhitaryan, se non erro. No, era Çalhanoğlu. Vedere? No, chi ha fatto il passaggio per Lautaro Martinez? Oh Gesù. Vedere, è stato possibile slime? No. Chi ha fatto il passaggio? Vabbè, la sarà scritto. Ah, Dzeko gliel'ha fatto. Quindi Dzeko che si inventa quella giocata
bella, quel passaggio dove Lautaro si lascia superare dal pallone e con la finta di corpo frega il difensore e poi in scivolata cerca di salvare la situazione, ma sarà proprio quella scivolata a mettere fuori dai giochi Carnesecchi, che fino a quel momento aveva fatto una partita clamorosa. Carnesecchi continua a stupire, continua a lasciare belle sensazioni, un ragazzo che comunque ha delle qualità indiscutibili tra i pali. E la curiosità di vederlo in una grande squadra c'è, però non così tanta, io non avrei così tanta fretta con lui, perché comunque non ha giocato tutta la stagione con la Cremonese. Secondo me un altro anno in una piccola, magari medio piccola, gli farebbe bene, proprio per consolidare e diventare sempre più sicuro in Serie A, e poi magari si può pensare al grande salto. Perché io ho sempre paura nei giovani talenti portieri che nelle grandi squadre si bruciano con una facilità imbarazzante. Quindi non vorrei correre troppo con il caro Marco. E c'è solo una domanda da parte mia per Inzaghi. Cioè, va bene Gagliardini, comunque tutto sommato non è che sta proprio giocando male, anzi. Cioè, riflettendoci su, forse sta affrontando pure un bel periodo, siccome all'Inter non è mai stato il miglior Gagliardini. Però comunque hanno comprato questo ragazzo Aslani, che per le prestazioni che fa quando viene chiamato in causa, e comunque considerando che è stato un investimento della società, un giovane ragazzo che comunque convince, io non ho capito per quale motivo viene preferito Gagliardini ad Aslani. Cioè, Inzaghi è strano sotto questo punto di vista. Anche perché comunque vai a affrontare la Cremonese, vero che non devi sottovalutare mai nessuno, la prossima c'hai comunque delle sfide importanti, se non mi sbaglio, ci sarà il derby e la partita all'Atalanta. Cioè, se non lo fai giocare con la Cremonese, Aslani, ma quando deve giocare? Ma pure lo stesso Lukaku, cioè mettere Dzeko e Lautaro tutte e due contro la Cremonese, non so, non mi sembra una mossa tanto intelligente, pensando poi a quello che ti aspetta nelle prossime giornate. Boh. Vabbè, Inzaghi non si è mai dimostrato un grande amante del turnover e della gestione della rosa nel lungo periodo. Lui pensa ai fatti del presente e quindi mette sempre la migliore formazione. Voi siete d'accordo, amici interisti? Niente, questa vittoria quindi se la porta a casa. È importante perché quando ti aspetta il derby devi assolutamente almeno arrivarci con la vittoria. Così hai anche la possibilità di allungare quello che cercherà di fare anche il Milan. Quindi vediamo come continua questa lotta, questa rincorsa al primo posto e lotta per Champions League. Ragazzi, questo video finisce qui. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate voi. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video.